ragazze e ragazze, benvenute in un nuovo video. Mi vedete un po' in ombra perché fuori non c'è un bel tempo, c'è un po' di pioggia, quindi mi vedete un po' scura nel viso. Questo è un video dove vi mostro i prodotti preferiti dell'anno. Allora, io non sto qui a elencarvi i prodotti a caso, ma per ogni categoria, come ad esempio cura del viso, primer, correttore, vi elencherò uno o due prodotti che mi sono piaciuti maggiormente e che ovviamente vi consiglio. Iniziamo subito con la prima categoria, che è la categoria cura del viso. Allora, io in questo anno ho utilizzato tantissimo, anche per le persone che trucco, per le mie sposine, ho utilizzato tantissimo la crema viso effetto antilucido della Apaxil. Questa crema mi è piaciuta tantissimo perché ogni volta che io truccavo le mie sposine con questa crema si sono trovate divinamente perché annulla totalmente l'effetto lucido che magari può dare un fondotinta durante il giorno, quindi ve la consiglio tantissimo. Altra categoria è la categoria primer per il viso, anch'esso utilizzato tantissimo per le mie sposine, per le ragazze che ho truccato fino ad ora. Voi direte, utilizzi questa marca sulle tue ragazze? Sulle ragazze che vengono a truccarsi, no, ma io mi sono trovata benissimo però con il primer viso effetto antilucido, anche questo della Kiko. Io non utilizzo la Kiko sulle mie sposine, però per quanto riguarda la base viso, con questa mi ci sono sempre trovata bene, quindi la utilizzo. Altra categoria, primer per gli occhi. Ho utilizzato tantissimi primer, ho provato quello della Misauda, quello della Kiko, eccetera, eccetera, ma mi sono trovata divinamente però con il primer che ho trovato dentro alla palette Lorac Pro, questa qua, assieme a questa da un sito cinese. Nonostante mi sia arrivata da un sito cinese, mi ci sono comunque trovata bene. Fa durare tantissimo l'ombretto, neutralizza la palpebra, quindi super consigliato e come vedete mi sta anche quasi finendo. Altra categoria, palette. In questo anno ho utilizzato tantissimo la Elegantissimi di Nive Cosmetics. Come avrete notato anche dai miei tutorial, in alcune cialdine ci sono già qualche buco. Anche nella Naked ho qualche buco, però questa è la palette che ho utilizzato maggiormente, soprattutto per quanto riguarda gli ombretti chiari con i quali andavo, diciamo, a neutralizzare la palpebra, ma anche con il nero e il marrone che erano colori di transizione. Altra categoria, ombretti. Per quanto riguarda gli ombretti, invece, mi sono trovata divinamente con, lasciando stare quegli altri, con Caramel e Camelot di Nabla. Sono due ombretti che ho acquistato in questo anno 2015. Questi due prodotti io li utilizzo maggiormente per andare a riempire le mie sopracciglia, infatti hanno dei buchi immensi. Anche per quanto riguarda Asom, invece, anche questo utilizzatissimo per andare ad illuminare l'arcata sopraccigliare. Quindi questi tre sono degli ombretti sicuramente più utilizzati in questo anno. Altra categoria, mascara. Allora, per quanto riguarda mascara, se la scotto due mascara, allora quello What's Your Type di The Balm e quello volumizzante della Just Cosmetics. Questo mi è arrivato negli ultimi mesi, però da quanto mi è piaciuto l'ho finito in pochissimo tempo, mentre questo, diciamo, è quello che ho utilizzato maggiormente nell'anno, però sono due mascara a effetto volumizzante ottimi. Quando voi mi chiedete sempre come fai ad avere quelle ciglia così lunghe, così voluminose, io utilizzo sicuramente questi due mascara. Altra categoria, eyeliner. Per quanto riguarda l'eyeliner, mi piace comunque andare a sfumare un ombretto nero sulla palpebra invece di andare a dare una linea definita con l'eyeliner, però sicuramente l'eyeliner più utilizzato è il Liquid Ink Eyeliner della Essence, il quale ha un pennellino molto morbido e, anche se morbido, molto definito e riesce ad andare a fare delle linee molto molto definite. Altra categoria, matita. Allora, per la matita dovevo scegliere una matita occhio e una matita per le sopracciglia. Io ho deciso di farvi vedere una matita per le sopracciglia che è della W7 Makeup ed è una matita che mi è arrivata dall'azienda con la quale mi ci sono trovata benissimo. È la Brow Twister nella colorazione Dark Brown. Ha questa punta molto molto fine con la quale io vado a contornare le mie sopracciglia e poi le vado a riempire con gli ombretti che vi ho fatto vedere prima. È una matita dello stesso colore dei miei capelli, quindi ottima, e con la quale riesco ad avere delle sopracciglia più definite. Mi piace veramente un sacco.
Altra categoria, fondotinta. Allora, il fondotinta più utilizzato in questo periodo, in questo anno, è sicuramente un fondotinta che io utilizzavo tutte le mattine per andare a scuola e per fare prima. È sicuramente lui, lo Studio Secret Fond della L'Oreal. E si presenta in stick, come vedete è finito qua. Io sì, questo lo utilizzo tutte le mattine per fare prima, per andare a scuola e per non avere un effetto troppo bambola di porcellana nella situazione scolastica. Altra categoria, correttori. Per quanto riguarda i correttori maggiormente utilizzati in questo anno, soprattutto sulle ragazze che truccavo, è sicuramente la palette dei correttori di Zoeva. Ora ve la faccio vedere, ma è sporchissima perché la dovrei pulire. È questa palette dei correttori qua, con la quale mi ci trovo benissimo. Corregge tutto quello che c'è da correggere, è perfetta anche per andare a fare le zone di luce e di ombra sul viso, quindi super super consigliata. Altro correttore però che mi è piaciuto tantissimo è il liquid concealer della Mesauda, che mi è stata gentilmente inviata da Davide, il quale saluto. E sì, con questo mi ci sono trovata molto bene, anche questo magari la mattina per andare di fretta, lo applicavo, lo sfumavo. Altra categoria, cipria. Allora, per quanto riguarda la cipria, in un altro video vi mostrai questa cipria compatta della Ribella che mi si è rotta purtroppo, ma era completamente finita, infatti non c'è rimasta tantissima polverina. Questa, anche questa l'ho applicata tantissimo nelle mattine in cui andavo a scuola. E altra cipria che ho utilizzato tantissimo, questa invece sulle ragazze che truccavo, è quella, la polvere di riso della Lepo, la quale è una marca davvero consigliatissima, e questa polvere riso fa sì che il trucco duri veramente per tantissimo tempo. Altra categoria, terra. Per quanto riguarda la terra invece, ho deciso di mostrarvi questa terracotta della Lady Lia. Questa mi fu inviata tantissimo tempo fa, però nel 2015 l'ho utilizzata veramente un sacco, è super consigliata, tra l'altro anche un buonissimo odore perché sono tutti prodotti naturali. Altra categoria, blush. Per quanto riguarda il blush, mi sono trovata divinamente invece con il Diamond Blush della Mesauda, ed è nella colorazione, non c'è scritto, però appunto è il Diamond Blush, ed è fantastico. È un rosa scuro molto 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 intenso, ne basta veramente poco per andare a dare un effetto sano alla pelle, e dentro ha dei micro glitterini argentati oro veramente molto carini. Categoria illuminanti. Per quanto riguarda l'illuminante, non potevo non citare il Mary Luminize di The Balm. Mi è stato inviato dall'azienda e da quando l'ho ricevuto non ho fatto altro che applicarlo, perché mi piace veramente un sacco. L'effetto che dà sulla pelle, luminosissimo, mi piace davvero tanto, quindi anche questo super consigliato. Altra categoria, matita labbra. Per quanto riguarda la matita labbra, ho utilizzato tantissimo, come si può vedere dalla dimensione di questa matita, la numero 8 di Debbie, e è la Lip Pencil. È un colore marrone caldo, molto molto bello sulle labbra, dà un effetto nude molto 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 carino alle labbra, tant'è che io appunto l'ho applicato spesso con il rossetto Velvet Teddy di MAC, che anch'esso ho utilizzato tantissimo nel 2015, quindi per la categoria rossetti sicuramente il Velvet Teddy della MAC. Insomma ragazze, questi erano i prodotti che io ho utilizzato maggiormente in questo anno. Ovviamente ce ne sono tantissimi altri, però quelli che magari utilizzavo spesso anche per la mia base viso, per i trucchi giornalieri, sono stati questi qua. Fatemi sapere voi quali sono stati i vostri prodotti top del 2015. Io vi mando un grosso bacio e ci vediamo al prossimo video. Ciao bimbe!